Ah. Bentornati signore e signori nella mia carriera in NBA 2K16. Sono tornato. Arca troia, a provare a fare i giri da tre della Madonna che non riesco mai a fare, proprio da questa posizione incredibile. A continuare a provare a vincere con la squadra di Georgetown. L'ultima volta abbiamo fatto le prime due partite, una vittoria e una sconfitta, una grandissima vittoria tra l'altro. All'ultimo secondo. Ma vaffanculo. All'ultimo secondo grazie al nostro tiro più o meno da questa posizione. Non ci riesco neanche adesso. E adesso niente, continueremo ad andare avanti. Ci dovrebbero rimanere sì altre due partite. E Georgetown Hoyas contro Arizona Wildcats. Subito andiamo, senza indugiare, senza troppo Una fonte NBA, Frick rimane una scelta nella lotteria del draft nonostante le sue prestazioni. Sto facendo... Cioè, non ho fatto cagare a cazzo, ho fatto una gran partita l'altra volta. Mazza che schifo le divise dell'Arizona. Colori proprio brutti. Ok. Cominciamo a comandare. Proprio che è uno schiacciatore Jefferson. Va bene, cominciamo sotto ma va bene così. Ce lo dovevamo aspettare, su. Non ci credo, la passata. Va bene, dai, 4-0, 4-0 non è un cazzo, forza. Vai. Rosso. Boom. Boom. Da 3. Eccolo. Mamma mia! E siamo pari. Facciamo vedere subito le nostre qualità. Bene così, palla. Vai. Lo vede? Mamma mia che lancio! Segna Roscio! Porca troia! Mamma mia, stavo lanciando Roscio! Grandissimo! Bene così, Roscio! Mi raccomando, Roscio, non facciamo figure di merda! Dai! Io sto qua dietro di te, te meno se sbagli! Bravo! Allora lo sai! Guarda dietro l'onda! È bellissimo vedere l'onda dietro! Se la pippa! Felix! Felix! Get your shit together, Felix! E mi hanno messo fuori! Ah, ok, 9-8, Salto! 20-12. Siamo sotto di 8 punti, porca troia. Come fallo personale? Ho saltato. Dai, ho solo saltato, che merda. Vabbè, meglio così, così tornano tutti. Ci teniamo tutti l'uomo, va bene così. Oh, attenzione. Ne recupero uno e dire... Mamma mia, di contropiede. Vado a segnare. E la schiacciata della vita. E ho fatto una grandissima schiacciata. Non vi sento, puttanelle. Roscio. Roscio. Yes. Porca miseria. Fine del primo quarto, siamo sotto di 9 punti. Madonna santa, 9 punti sono un sacco. Calma, eccolo là. Yes. Questa è l'azione nostra. Così facciamo punti. Forza ragazzi, 6 punti. Ammazzalo. Ma non lo potete lasciare libero così, dai, che palle. You wonder if they are just a bit shell-shocked right now. Well, I think part of it, Greg, is when you see your star player struggling like. Non ci credo che l'ha fatta. Ci stanno facendo il culo a Paiolo. Palla maschio. Che merda. Questa non poteva entrare, l'ho tenuto troppo poco. Signore e signori, vi sto parlando dal montaggio del video. E nel registrare mi sono accorto di una roba, che non sono riuscito a finire di registrare la partita in corso Arizona contro Georgetown. Vedete questo 35-18? Ecco, non cambia. Cioè, Georgetown non cambia, Arizona arriva a 47. Quindi prendiamo abbastanza le pizze e buona visione. Rimango ai primi 20. Sale in cattedra e porta Georgetown in finale. Eh beh, giustamente. A parte... con la squadra di merda che ci ritroviamo.
Siamo in casa della finale. Non facciamo figure di merda. Squadra del cazzo che non siete altro. Wisconsin Badgers, io non ci hanno chiamato. Mamma mia! Cominciamo subito benissimo. Siamo in forma oggi, dai. Sono una merda. Vabbè, ho provato a bloccare ma non ci sono riuscito. Va bene così, dai, palla. Slam Dunkin! Sono riuscito a dunkare. Quanto fa figo, porco due. Guarda che dunk. La prima dunk della mia vita, cazzo. Pierce. Slam Dunkin! Stessa azione di prima. Copia e incolla proprio. Roscio. Ed eccone un altro. Sto facendo tutto da solo, cazzo. Vai, Price. Segna. Mamma mia, che palla t'ho messo, Price. Se non segnavi te lo picchiavo nell'ano io. Ma ha cambiato. Ma sto segnando solo io, mi cambi. Per uno. Mazza, fratello mio, quanto sei arto. Appena volta che sto a giocare bene. 10-14, meno male che la squadra ha tenuto. Boom! È un tiro da tre incredibile, lo dovevo fare per forza. Attenzione! Il contropiede in scioltezza. Slam dunk. No, vabbè, non ho slam dunkato, ma va bene lo stesso, dai. Vai, abbiamo fatto un primo tempo da Madonna. Mamma mia, 12-24. Abbiamo fatto un primo tempo proprio della Madonna. Altri 5 minuti e potremmo essere campioni. Mamma mia, best player ever, 16 punti, un assist e una palla recuperata. Madonna santa. Sto tenendo. Porca troia, che bel tiro. Bel tiro, dai. Siamo sopra di solo 7 punti adesso, maschi. Continuiamo a giocare bene come prima. Roscio, vai, segna. Grande Roscio, se non la mettevi, porca miseria, quanto te potevo menà. Vabbè, vediamo. Mi ha messo fuori. 26-35 a 51 secondi alla fine. 26-35 a 49 secondi alla fine. A posto. Bello che l'hanno recuperata subito. Mamma mia! Che dunk! Mi stiamo proprio a umiliare, cazzo. Ah, mi hanno tirato fuori un'altra volta. 27-36 a 35 secondi alla fine. Abbiamo vinto! Siamo campioni! Stringiamoci forte e vogliamoci tanto bene. Bello Roscio. Grandissimo. Se beccamo un giro Roscio, cazzo. 29-39. Siamo proprio meglio noi. Abbraccia Roscio. Eccolo Roscio. Bene così. Abbiamo vinto la seconda nostra partita. Si sta salvando. E adesso vediamo che succede. Proseguo. Mamma. Hey Frequency. Got you on speakerphone. Okay, your sister there? Hey, Mama, I'm right here. Hey, baby, how you doing? I'm fine. Yvette's here too, Mama. Hi, Mama. How you Yvette. Doing? I'm fine. Does she have to... Chi è Yvette? Yes. Mr. Pagnotti, the agent I was telling you about, he's in the room too. How you doing, ma'am? I'm good, nice to meet you. What a pleasure to finally meet the queen mother of this young, talented man, even if only by telephone. That's sweet. Hang on, Frequency, here comes your father. Hi. Hey, sorry I'm late. Hope everyone's well. How you hey, doing, Daddy. Mr. Bobs? I'm doing good. So let's get to it. Yeah, let's do this. We all know why we're here. This meeting is strictly confidential, 100% off the record. Didn't happen. We weren't even here. Capisce? Capisce means understand in Italian. Capisce? Capisce. Sì, sì, sì. He insisted that I have his entire family here. And I think it's great that he has a good support system around him. I've been doing this a very long time. I work with some of the best. Now, let me rephrase that. I work with the best. And the best always seem to have a great support system around them. A family, if you will. You know what I'm saying? Yes. So let's cut to the chase. Leaving college early now and entering this year's NBA draft is the right move right now. And when you sign with me, Dom Pagnotti, as your agent, I will make sure you are well taken care of. I will make sure you are protected. With this freaking and vibing, I love it. Freaking and vibing. This freaking and vibing thing you do when you get hot freak, we're gonna make you more money off the court than you will on. Like I told you before, I already promised my parents 4 years of college. That's a plan, man. That's right. Plans change, freak. Listen, in life and in basketball, you need to adapt and change to the situation at hand.
Now, even if you have the greatest coach and they draw up the greatest play and all the X's and O's make perfect sense on paper, you still need to react to what the defense shows you and then make your move. This is the right move. This is the right move now. And 4 years of college is a great plan for basically anybody. But you're not just anybody. You are the greatest collegiate talent I have ever seen shoot, dribble, pass, and defend a basketball my entire time. Dio, difendere il canestro. Now, Miss Martha, Mr. Pete, I have seen so many of the greats jump right from high school to the pros. Freak, you've at least experienced college. You know what that is. You've been there. You've done that. I am offering you now a chance at the experience of a lifetime. Do you know how many people would love to be in those Jordans right now? Here is a contract. This makes me your agent. Sign on the dotted line, and I will take you and your family to the promised land. Like I said, Mr. Pagnotti, it's not all about the money. Pete, let the man finish. He made his point. He's finished. Aren't you finished? I said my piece, but I know I'm right. You guys should talk. Pete, what if Frequency does get hurt? Shouldn't he take this opportunity now? What if the boy goes pro, gets hurt, and then doesn't have a college degree? Look how hard we work for him to get to where he is. But college isn't for everybody. Pete, you didn't go. That's why we worked so hard for him. Just saying. I mean, if he's ready to do this now as opposed to later, Pete, anything can happen. You're right. Anything could happen. This is his future. This is his life. You're not listening to me, Pete. Not just a game. All right. Mom, Pops. Sorry. Look, truth be told, I don't even know what I want to do right now. I understand that. Yeah, it is his future. This is none of your business. Ma chi è sta tizia? Ma questa tizia quindi è la mia ragazza in teoria. Posso parlare? Mi fate parlare? Now I appreciate you all taking the time in this heated discussion, but the truth of the matter is there's only one person in the room that can make this decision. Now, son, you know how I feel. Right. Education is the most important thing in life, but this is your choice. Okay. Here's what I'm going to do. I'm going to have Cece go through this contract front to back. I'm going to think about it, sleep on it, pray on it, and I will call you in the morning. All right. Listen, Mr. Pete, Miss Martha, it was a pleasure meeting the two of you over telephone, and I look forward to meeting you both in person. Remember, everybody, this meeting never took place. We weren't even here. Capiche? Capiche. Okay. All right, Mom, Pops, I'm gonna call you guys later. I love you. Love you, son. Love you too, son. Bye. Good evening and welcome to the NBA draft. Che succede? Ah, il draft. Draft del 2015. Quindi, che cosa sta succedendo? Primo turno. NBA draft. The Minnesota Timberwolves select Carl Anthony Towns. Ah, cazzo! Stanno facendo il draft. Quindi vedremo in che squadra sono stato preso. The New York Knicks select Knicks. Kristaps Porzingis. Oddio che faccia. College Lettonia. The 17th pick in the NBA draft. The Milwaukee Bucks select 19-year-old point guard from Georgetown University. Siamo nei Bucks. Che cosa bella. Però che cazzo di foto mi hanno preso. Oddio, siamo nei Bucks. Certo che merda, però c'è. Oddio, siamo nei Bucks. Ok, siamo ufficialmente nei Bucks. Gli altri draft non me ne fotto un cazzo. Quindi, signore e signori, è ufficiale. Siamo nell'NBA e siamo nei Milwaukee Bucks. Let's do this, young man. Aspetta, una conferenza. Ladies and gentlemen, please welcome Frequency Vibration. Welcome aboard, young man. Che cose belle. Wow. Wow. This is bananas. Take your time, baby. Thanks. Okay, so I first want to thank everyone who made this possible. Mom, Dad, I couldn't have done this without you. Tra l'altro sono stato adottato. I'd like to thank my lady Yvette. La mia signora Yvette, ammazza che cesso. Big. Hey, yo, I got you, man. Hey, all them in the building all day, yo. All right. Yeah, I love you, man. I love yeah. you, town. Man, he's like my brother. Oh, gosh. And also, want to thank my sister, Cece, who is also my manager.
Swish, love you. I love you more. And my agent, Mr. Don Pagnotti himself. You're the man, baby. I guess I will take some questions now. Yes, ma'am. How did you get the nickname Freak? A lot of people don't know this, but Freak is short for my very first nickname, Frequency Vibration. Yeah, true story. I like to introduce our mother so she could tell it. Go ahead, you know, mama. Tell her, mama. Mom. Oh, get him, Mom. Thank you, everyone. Frequency and Cece are fraternal twins. And so when I was pregnant, one of them kept kicking and jumping around all the time. So my husband, Pete, put headphones on my belly and played reggae music. Hence the name Frequency Vibrations. We sure are freaking. How did you know who was kicking? A mother knows. A mother always knows. Are you ready for a photo op? Yes. Oddio, che bello! Ladies and gentlemen, please welcome the next NBA superstar, Frequency Vibration. Go ahead, son! Thank you all for coming. We will be available for one-on-ones in the back. Good job. Well done. Congratulations, sir. Però certo, due persone a sta cosa. Ma che bello che Milwaukee non è sta grandissima squadra. Però c'è. Ci stanno i miei parenti, la mia ragazza Cesso, che sembra un Vladimir Luxuria. Dicevo, quindi adesso noi abbiamo ufficialmente una squadra, siamo un NBA, siamo nei Milwaukee Bucks. Poteva andare peggio. Almeno la divisa è verde. Il mio colore preferito. Io direi di fermarmi qui. Signore e signori, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare. Prendo la palla. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete su Facebook, fate tutto quello che vi pare. Io sono Alex Wex, detto Frequency Vibrations. E sono uscito fuori. Signore e signori, fanculo. Dicevo, signore e signori, ci vediamo alla prossima. E dai, così cazzo.